a questa puntata della Ruota della Fortuna. Qui con voi sempre Michele Mischi e il TG. Qua il TG? Michele? Luigi. Giopanda. Bene Luigi, io passerei subito alle notizie della notte. Luigi ha sempre voglia di pene. Perché è molto generoso. Vero. E lui pene gli dà il pane. Sì, ma lui vuole esprimere, dare il suo amore a Todo. Le notizie. Bene, ci è giunta Aurora una notizia dal Bangladesh. Una ragazza di nome Alessia vuole cambiare nome. Buonasera. Siamo qui in diretta dal Bangladesh. Abbiamo una notizia folle, folle ragazzi. Senta Alessia, perché lei vuole cambiare il nome? Ah, mi scusi, mi scusi. Perché lei vuole cambiare il nome? Allora? Un motivo. I don't speak Italian. Oh my god, manco io. Ciao. Cosa sono in diretta, non sono volute come questa. E troppo riceve la ignoranza. Gianna, prego, con le notizie del sabato. Sì, dunque, questo sabato c'era il sole e siamo andati tutti quanti al mare. E nient'altro, quindi ripartirei con le notizie del mattino. Bene, benissimo con le notizie del mattino. E parliamo adesso di un'albezza tremibile. Il nostro amico Fabio ci parlerà, adesso il nostro inviato Fabio da Cesena ci parlerà dell'effetto Senna. In redazione una notizia mani. È stato rinvenuto in Dalmazia Maradona. Vediamo le immagini. Intervistalo, vai, intervista Maradona. Diego Armando. Maradona. Stai scherzando. Mi dica, ma quanti gol ha fatto in questo campionato? Quanti ne ha fatti? Eh? Il problema è che questo campionato è andato un po' a putano. Ma è vero che l'allenatore... Se fosse andato a putano, prego, prego. Forse anche meglio. Ma l'allenatore l'ha tenuto a volte in panchina, come mai? Ah, non è vero, guarda la scusa. Sì. Il pallone, tondo pallone. Il pallone è quadrato, non so perché, è un quadrato delle regole, che schifo. Ah, no. Vabbè, grazie. Era un servizio di merda. Vieni, prendilo. Benissimo, benvenuti, bentornati. Avete notato lo sponsor, che è quello di Marte, della maglietta di Maradona. E adesso una intervista di Fabio sulla fame nel Lazio. Oh, così che danno, per esempio. Gianna. E adesso, vabbè, allora passiamo con il prossimo servizio sui pesce gatti nell'Atlantico, che sono stati mangiati da un pesce cane, onnivoro. Qualcosa come 4 pesce gatti sono stati mangiati da questo pesce cane. Che però era un pesce cane vegetariano, soltanto che poverino. Sì, ma 4, cioè un numero misero. Sì, lo sappiamo. Bene. Vorrei passare la parola al nostro inviato Dino. Posso parlare anch'io? No. Vorrei passare la parola al nostro inviato Dino, che ci parlerà del crodino. No, scherzavo ragazzi. Bene Dino, ci sei? Ci ricevi Dino? Dino, Dino, Dino. Stanno aspettando il servizio sulle piante grasse. Dino, Dino. Dino, ci sono dei problemi. Ci sono stati dei problemi merici, speriamo non accadono più, ma d'altronde è il bello della differita del 12 anni. Benissimo, beh, io direi che a conclusione del nostro videogiornale potremo parlare di quello che piace a me. Quali sono i tuoi hobby? Taglia il cucito. Io mi buco apposta le magliette per cucirle. A Marpio non c'è prova. C'è giunta una notizia che definirei minasta. No, te la definisci così, per favore. Bene. No, bisogna avvisare con tutto il mondo. Sì, perché, cioè, benissimo. La notizia sull'invasione dei cardi. La notizia sull'invasione dei cardi ci parlerà Ilenia. Ilenia in diretta da Tenena. Mi dispiace, ho perso i fogli, non lo so.
Lenia, mi senti? No, non ricevo. Lenia, mi senti? Dai fuori. Se rispondo. No, alza il volume. Tieni. Carci, sfameranno un po'. Benissimo, hai notizie sulla partita di calcio tra Milwaukee e Arkansas? No. Guarda in camera. Guarda che la trovi, vai in campo. E adesso, oppure se c'è un pubblicità. E se volete contattarmi, contattate. Avrei voluto costruire una casa. Avrei voluto costruire un palazzo. Avrei voluto costruire. Ma non avevo la materia prima. Beh, oggi grazie a sto cazzo Twiki compensato potrò avverarlo. E quindi vi consiglio che potete anche prendere, che poi non costa manco tanto, quindi prendetene almeno un paio, perché nella vita non si sa mai come ricevere della merce. Twiki il compensato, ma quanto l'hai pagato? È un prodotto? Sto cazzo! Grazie.